Ecco, il sito del Forza riprende la sua attività, ha dovuto sistemare di stop, ma anche, giustamente vediamo, sai, i nostri sportivi che il Forza non ha chiuso, ma soltanto ha voluto dimostrare la propria attività e imparzialità, anche se giustamente ci chiamiamo Inter Forza del Maida, siamo con tutte le squadre, insomma. Allora, oggi abbiamo qui il nostro amico, il direttore sportivo Vincenzo Zaccone, che come spesso accade è il nostro ospite del nostro sito, e oggi parliamo di questa fantastica cavalcata del Maida, in questo campionato che ha stravinto, in parte due pareggi e tutte vittorie. Volevo chiederti una cosa, Vincenzo, sinceramente, ecco, prima che cominciasse questo campionato, ti saresti mai aspettato una cavalcata del genere, oppure pensavi che magari sarebbe stata una lotta a due o tre che ci avrebbe, insomma. Allora, sinceramente, pensare all'inizio del campionato, pensare di stravincere il campionato come abbiamo fatto, con mi pare quasi 20 punti, 19-20 punti sulla seconda, con sincerità nessuno di noi l'avrebbe pensato. Però abbiamo costruito la squadra per vincere il campionato, per giocarcelo sicuramente con altre due squadre che noi sapevamo, insomma, del Piscopio e del Taverna, che erano due ottime squadre. Però sinceramente eravamo consapevoli delle nostre forze, perché abbiamo 20 giocatori di categoria e almeno la metà di loro è almeno di una categoria superiore. Tutta gente che ha giocato dalla promozione in su, con gente che ha avuto campionati di Serie D, di Serie C2, presenza in C2, presenza in Serie D, eccellenza, promozione. Quindi è normale che vai. Avevamo 5 undicesimi del Coringa, che ha vinto la prima categoria 2 anni fa. Cioè, sinceramente, aver costruito una squadra di queste e non credere alla promozione mi sembrava un'eresia. Però, sinceramente, pensare che avevamo fare un ruolino di 22 vittorie e 2 pareggi, nessuna sconfitta e più 19 sulla seconda, su un forte Piscopio e su un forte Taverna, non l'avrei immaginato. Il pensiero mio era quello che magari nelle ultime 2 giornate si poteva decidere il campionato. L'abbiamo deciso 4 giornate prima della fine, però, insomma. Senti, volevo dirti una cosa. Adesso, visto che il vostro campionato è stato riconosciuto anche dall'altra squadra, tutti quanti hanno riconosciuto la vostra supremazia, certamente dove squadre come Piscopia, che l'anno scorso avevano sorpassato di un punto, 2 punti, anche il Taverna, che magari all'inizio sembrava la squadra più forte di tutte, ma voi siete bravi, zitti, 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 pian piano siete arrivati alla vostra meta tranquillamente. Ecco, questo campionato ieri ha risolto anche alcune sorprese. Certamente i playoff che nessuno si aspettava. Insomma, volevo dirti una cosa: tu come hai visto questo finale campionato? Credi che alla fine questa classifica finale abbia rispecchiato i valori? O credi che magari, sinceramente, ecco. Guarda, con tutta sincerità, io penso che alla fine, io ho sempre detto, con tutti gli episodi anche arbitrali che ci possono essere in un campionato, alla fine, secondo me, fra quelli che ti danno a favore e quelli contro, alla fine i punti sono quelli che hai meritato. Io l'ho sempre pensato in questo modo. Quindi penso che alla fine anche la classifica sia stata giusta. L'unica cosa che secondo me quasi un pochino stona, non ce ne vogliono, gli amici di Piscopio, perché sono direttamente in finale, ma tipo, per esempio, io avrei visto una Pitia che poteva farsi una semifinale di playoff contro, come quinta squadra, quindi giocare contro il Piscopio, anche se poi penso che il Piscopio era comunque nettamente più forte e quindi avrebbe avuto alla fine la meglio. Però una partita secca, abbiamo visto anche ieri a Marcellinara che il Piscopio ha perso, una grande squadra che va a Nonostante vedere questo è riuscito comunque, a nonostante recuperare. questo, è riuscito a mantenere la seconda posizione, che per loro è importante il fattore campo, perché nella Piscopio noi, che abbiamo fatto fra l'altro uno dei due pareggi durante il campionato, è un campo molto molto duro, con persone sportivissime, esquisite per l'amor di Dio, però un campo proprio duro, che si soffre anche il pubblico molto molto presente e la squadra comunque che dà il 110%. Senti, facciamo i complimenti noi, sinceramente, a Mister Naccari, a Gino Naccari, che è stato uno Certo. sportivo che non sappiamo proprio, voglio dire, tanti dicono per favore Piscopi, ma non credo, perché lo sport è valido, e ha giocato una partita vera con Taverna, è riuscito a bloccarlo sul pareggio, e questo pareggio ha fatto sì che Taverna
non facesse, non potesse, insomma, arrivare a vincere questo campionato, cioè a vincere, cioè l'entrata della finale. Cioè, certamente questo fa bene anche allo sport, perché vuol dire che non è vero che ci sono le partite parlate, che lo sport è sano, ed è giusto così come ha fatto anche il Bayern per l'ultima giornata, giocando tutto. Certo. Poi voglio dire, tu, per quanto riguarda questo campionato, secondo te chi sono state, secondo te, le sorprese e chi le delusioni, sinceramente, ecco. Allora, come sorpresa, io penso la numero uno è il Marcellinara, come sorpresa. Sinceramente l'ho vista come buona squadra, però io vedevo poco più forte il Napitia nel complesso. Però sinceramente i ragazzi di Marcellinara hanno strameritato la posizione nei playoff, ci hanno dato il filo da torcere a noi personalmente sia all'andata che al ritorno. Infatti all'andata noi abbiamo vinto la partita degli ultimi 10 minuti e il ritorno comunque si sono difesi bene, quindi la prima sorpresa è Marcellinara su tutte. Sorpresa in negativo la Capistranese, non perché voglio fare retorica, perché sia retrocessa, come delusione, perché diciamo c'ha anche pure una storia discreta calcistica, e quindi Capistrano comunque già, allora, anche volevo dire una cosa. Io sono stato un po' troppo, no, preso, ma a parte questo, però devo dire una cosa: che i dirigenti della Capistrano non sono di Capistrano, ma sono di Monterosso. Perciò voglio dire, sì, non tu spesso di Monterosso, che noi rispettiamo un paese all'avanguardia col calcio, però devo dire che allora l'anno scorso c'erano dei dirigenti di Capistrano, quest'anno la Capistranese il titolo l'ha acquistato una squadra, diciamo, hanno fatto una fusione, sì. Però è allora, bello che lo salutiamo anche. A certo, metà campionato però hanno fatto due acquisti importanti, sì, davanti, quindi stavano risalendo. E infatti, poi forse mi sa che dopo la sconfitta che hanno subito con noi pesante, poi hanno con l'infortunio di Caruso e altri giocatori che erano forti, insomma, hanno dovuto fare altro. Che poi comunque c'è sempre i pescaggi, potrebbe sempre comunque ritornare. Certo. In secondo lo stesso senza problemi. Diciamo, se devo dare pro e contro di questo girone, darei il Marcellinara in positivo, la Capistranese in negativo. Senti, ovviamente un commento su questi playoff, playout. Tu, soprattutto adesso, questa lotteria finale, chi vedi favorito? Ecco, parliamo prima di questo playoff Taverna Marcellinara. Sembrerebbe che tutto a favore del Taverna, però ultimamente queste prestazioni della squadra Ranzarese non ci sembrano state convincenti. Non ce ne vogliono il presidente Parrottino, neanche il mister Dalton, perché noi obiettivamente parliamo di quello che avviene in campo. Certamente ultimamente un pareggio in casa con lo Sport Insieme, un altro pareggio fuori casa 3-3 con lo Sport Episcopio, magari che l'Episcopio è una squadra di tutto rispetto, certo, però già salva, giustamente salva. Però voglio dire, il Taverna ci aveva abituato a 5 gol a partita, sì. Ora un po' sembra il giocattolo sembra essere un po' non rotto, ma certamente ingranato. Cioè, io, ecco, tu come vedi questa partita? Invece ci ha dimostrato che è una squadra coriacea e pericolosa anche quando gioca con e poi sappiamo questa partita di play-out o play-off, talvolta la squadra in casa non è favorita, anche se magari col pareggio, come dici, è avvantaggiata, però non certo le squadre che sono svantaggiate vanno a giocare lì per perdere, certo. Ecco, tu come la vedi, insomma, scusa se siamo un po' dilungati. No, assolutamente. Allora, io ho fatto un'analisi proprio sul Taverna. Innanzitutto vorrei partire da un'analisi velocissima del Taverna. Cioè, il Taverna io ho visto all'andata a Piscopio e mi ha impressionato veramente come squadra, come organizzazione di gioco, come tipo di gioco, mi è piaciuta molto. Quindi devo essere sincero, io l'avevo posizionata, pensavo che era una delle squadre che lottava fino alle ultime giornate per la vittoria finale del campionato. Sinceramente contro di noi, sia all'andata che al ritorno, sinceramente non hanno fatto tantissimo. Penso e spero per loro, insomma, che siano stati due partite, due episodi, perché noi all'andata abbiamo dominato la partita, al ritorno abbiamo meritato la vittoria anche a Taverna. Però ripeto, quello che avevo visto non era il Taverna che ho visto a Piscopio all'andata. Però sicuramente con il Marcellinara partirà in vantaggio per un semplice fatto, secondo me. Il Marcellinara gioca molto bene in casa. Il loro campo è molto piccolo, molto ristretto, quindi c'è un tipo di gioco. E il campo di Taverna è molto più ampio, molto più lungo, e quindi penso che sia più adatto alle caratteristiche
del Taverna, che poi ha giocatori di esperienza come Piccoli, come Cariati, sono sempre giocatori che hanno giocato in altre Pisterà, partite, che è bravissimo, funzione, ecco. Hanno un ottimo portiere che a me ha ben impressionato, soprattutto al Taverna. Di Marco ha fatto contro di noi una grossissima prestazione, un portiere che dà sicurezza, un portiere che fa salire la squadra. E in un campo grande sono cose importanti, perché un portiere che ti sa fare anche da libero e che ti fa giocare 10 metri più sopra è un vantaggio. Giocando a Marcellinara, secondo me le possibilità erano 50-50. In questo caso io vedo leggermente favorito il Taverna, direi 65-35 come percentuale. Per quanto riguarda l'eventuale finale, il Piscopio secondo me è esclusa la nostra squadra, non per giustamente perché abbiamo vinto il campionato a mani basse, esclusa la nostra squadra, secondo me è la squadra più forte del campionato. Noi l'abbiamo conosciuta già l'anno scorso in terza, che abbiamo fatto un duello fino all'ultima giornata, un testa a testa con loro, e già era una squadra forte. Quest'anno si è dimostrata comunque, nonostante qualche difficoltà e qualche punto perso, anche con le piccole, fra virgolette, si è dimostrata comunque una squadra di tutto rispetto, che è arrivata comunque seconda.